Cuori nerazzurri, un saluto da Roberto Scarpini, collegati con lo stadio Bentegodi di Verona, pronti per l'ultima tappa della stagione 23-24. Calcio d'inizio per noi, eccolo Zufferli, arbitro giovane. Pronto per il calcio d'inizio Arnautovic e Thuram, inizia la gara. Çalhanoğlu recupera questo pallone, Bissek di testa prolunga, svirgola Cabal, Arnautovic, il tiro, è gol! Arna letale! L'errore di Juan Cabal, vince l'uno contro uno Arnautovic e la va a mettere al minuto 9 in buca per il gol dell'1-0. Rivediamo la testa di Bissek, qua vedete svirgola, poi vince l'uno contro uno con Coppola e brucia Perilli per il gol dello 0-1, ed è il quarto gol in campionato per Marco Arnautovic, che parte bene alla prima opportunità. Se l'è conquistata questa palla gol, perché è andata a prendersi quel pallone vagante sullo svirgolone di Juan Cabal e poi è stato bravissimo a anticipare Coppola e a bruciare Perilli. 1-0 Inter. Ciala, Noslin al disturbo, Ciala allarga sulla destra per Bissek. Tocca per Henry, il dai e vai, non si chiude, Lazovic, Benayan. Buono questo pallone per Suslov che arriva al limite, palla per Noslin che è solo, il gol del pareggio. Bella azione in verticale del Verona e quarto gol stagionale per Tijani Noslin, ragazzo abbastanza giovane, un 99. Al minuto 16 pareggia il Verona. Dicevamo, una bella azione in verticale, hanno giocato bene, è stato bravo qua Suslov a tagliare, a mettere l'assist. Vediamo se è regolare la posizione, adesso rivediamo, penso che sia controllata al VAR dall'immagine laterale. Lui arriva in corsa, ma bisogna vedere dove sono i nostri. Bravo a bruciare Audero con un pallone sul palo lontano. Festeggia questo ragazzo arrivato dal Fortuna Sittard. Un buon recupero alto di Ciala. Barella parte in dribbling, arriva al limite, cerca il tocco per Arnautovic, il colpo di testa e poi la grande parata, e poi Dumfries, il miracolo di Perilli sul colpo di testa di Frattesi. Palla giocata da Audero, perde palla Barella, attenzione Noslin solo centralmente, il tiro e c'è il gol del 2-1, lo segna se non sbaglio Suslov, vediamo. Eh sì, è bravo a cercare l'angolino là lontano. Terzo gol stagionale per Suslov al minuto 37, nasce da un errore di Barella che perde un pallone al limite dell'area. Vediamo, eccolo qua, vedete, cerca il dribbling Serdar, gliela tocca via, palla dentro a Noslin, posizione regolare, assist per Suslov che cerca l'angolino dove Audero non può arrivare. La testa di Arnautovic, Di Marco controlla, prova a scappare via, si ferma e gioca il pallone su Barella, cerca la battuta a taglio per Frattesi, Arnautovic, il tiro, è gol! Arna letale! Che grande azione, doppietta di Arna. Vediamo la palla regolare, Frattesi, Arnautovic, azione spettacolare, il lancio di Barella alla sponda di Frattesi e Arnautovic fa doppietta per il gol del 2-2.
al minuto 45, si va al riposo quindi in parità. Attenzione Frattesi, si gira bene, poi viene sgambettato, l'arbitro fa giocare, c'è il vantaggio Sanchez, pallone buono per TJ, può andare al cross, il tiro, il miracolo Frattesi, il miracolo incredibile. Inzaghi si mette le mani in testa, incredibile, incredibile la bella azione. Guardate il filtrante di Sanchez, TJ la mette dentro, ancora Sanchez con il piatto e poi Frattesi. Un doppio intervento e per due volte Perilli, è stato clamoroso, clamoroso. Sempre 2-2, corner battuto, palla fuori per Quadrado, la tocca per Ciala, carica al destro, il suo tiro, Perilli! Perilli per la terza volta in questo secondo tempo fa una grandissima parata. Palla a cercare Sanchez anticipato, attenzione Tavzan che recupera, cerca il tiro, dice, si distende, pallone velenoso all'angolo e dice ci ho messo il guantone anch'io. Attenzione Thuram che se la va a giocare, vince il duello con l'avversario, attenzione che ti arriva da dietro, il cross, palla dentro, Frattesi, il sombrero, il salvataggio sulla linea, la traversa con l'Inter che sfiora ancora una volta il gol del 3-2 con Frattesi, e mi sembra il salvataggio di Vinagre. Frattesi arriva, numero, colpo di testa e poi il salvataggio di Vinagre che manda la palla a stamparsi sul legno evitando il gol del 2-3. Bissek perde palla, la riprende Sanchez molto reattivo, Carlos scappa dentro a testa bassa, trova il dai e vai con Thuram, ancora Carlos, carica al destro, assist, Frattesi è solo, ancora Perilli, ancora Frattesi, ancora Perilli, incredibile. Inter ancora vicinissima al gol, potevano essere almeno 5 i gol realizzati questa sera, ma Perilli traversa, grandi parate del sostituto di Montipò, l'arbitro dice che basta così, finisce la stagione, finisce il campionato, finisce soprattutto Hellas Verona Inter con la parità 2-2.